bene così. Vada alla cartella dove è scritto. Ti do subito la parola a Sandra. Lei la mette, se poi è necessaria. Lui ha un'esperienza come sindaco di Sassari, anche non solamente l'ANCI come forma associativa, ma anche l'esperienza pratica sul territorio inteso in termine letterale. Prego. Sì, grazie e buongiorno a tutti e a tutti. Devo dire che come candidato sindaco lo scorso anno usai un motto che è a testimonianza un po' anche della mia professione di agronomo, che era coltivare idee e raccogliere fatti. E la mia città, naturalmente, essendo stato anche già assessore nella giunta precedente, insomma, abbiamo lavorato parecchio per il recupero di superfici urbane e non solo, e anche di interventi in questo grandissimo territorio del nostro comune, che è tra i più estesi d'Italia. Diciamo che è un territorio, una città a grande vocazione rurale per le dimensioni appunto della superficie, ma con altrettanta forte vocazione metropolitana, perché naturalmente Sassari, essendo al suo territorio più vasto, con una zona industriale molto importante, petrochimica, porto, aeroporto e così via, naturalmente si inserisce nell'ambito, diciamo così, di una area urbana molto vasta, ma caratterizzata da una forte presenza di ruralità, quindi di verde, diciamo così, agricolo, e di verde naturalmente anche naturale boschivo. Io ho preparato qualche slide, ma giusto per, come dire, farvi vedere alcune realizzazioni, ma fondamentalmente noi abbiamo quattro tipologie di verde e come ne proiettiamo, sindaco? Se chiedo scusa. Finanti nel... sì. Va bene, c'è anche... Sì, magari così aiuto il pubblico a vedere in contemporanea, grazie. Facciamo sul balletto, non succede nulla. È aperto il microfono, sì. Dicevo che comunemente, insomma, come comune, quindi anche relativamente all'ANCI, uno dei problemi fondamentali che abbiamo proprio negli ultimi anni è come utilizzare delle risorse sempre più limitate per garantire la fruibilità di una tipologia di verde, in particolare quella del verde pubblico. Perché naturalmente ci siamo dovuti, come dire, industriare a tante invenzioni che poi però hanno, anche relativamente al titolo del convegno di oggi, hanno, come dire, una loro corrispondenza, cioè a dire, diminuiscono le risorse pubbliche, i trasferimenti dello Stato e così via per i comuni, quindi tu devi ridurre gli stanziamenti per la gestione diretta del verde pubblico, e allora di necessità virtù cominci a dare alle cooperative, magari giovanili, alle cooperative del volontariato, sovrintendenza a questi spazi. E allora viene fuori che possono, come dire, inventarsi un'attività microeconomica, dal baretto al punto di ristoro e così via, e quindi nella gestione di questa piccola iniziativa economica ti garantiscono la vigilanza del sito, ti garantiscono la fruibilità del sito da parte dei cittadini, e mano a mano tu riesci, come dire, a salvaguardare un bene e ti occupi naturalmente degli aspetti macro di manutenzione del verde, che sono naturalmente il taglio dell'erba, le potature, l'attenzione, come dire, ai pericoli di schianti che ci possono essere. E allora sono quattro un po' le categorie di verde che noi abbiamo nella nostra città. Quelle classiche, cioè quelle del verde pubblico, qui vedete in alto sulla sinistra il giardino pubblico storico di Sassari della fine degli anni dell'Ottocento, 1850-60, che viene realizzato in una vallata, che viene addirittura riempita da attività, diciamo così, di macerie edilizie, e sopra avviene, come dire, un recupero ambientale. Avviene proprio la realizzazione di questo giardino, che è il giardino storico della nostra città. Successivamente abbiamo il verde naturalmente delle ville che storiche stanno attorno alla città, quindi naturalmente interventi di grandi protagonisti anche della storia d'Italia. Noi abbiamo
il caso vuole che si chiami Sanna anche lui, Giovanni Antonio Sanna. Beh, che si chiamano uno, tutti Sanna. Tutti Sanna, è come l'esposito, diciamo così, della campagna. Giovanni Antonio Sanna, che è un grande industriale della fine della metà del 1800, garibaldino, grande innovativo, grande innovatore, grande costruttore, diciamo così, di relazioni tra la nostra città e il mondo contemporaneo. Quindi partecipa appunto al rinnovamento, al risorgimento, partecipa alla grande introduzione dei primi agenti industriali, però nella sua città, no? Comincia ad acquistare terreni per realizzare i giardini, come dire, alla moda un po' parigina, alla moda un po' italiana e così via. Uno di questi è il Parco di Monserrato, che poi, diventando proprietà del comune, abbiamo recuperato dopo decenni di abbandono. E queste sono alcune costruzioni, insomma, che sono lì, questa è la torre di caccia, poi il Tempio delle Acque a sinistra e così via. Naturalmente, come vedete, dimensioni notevoli che richiedono impegni finanziari notevoli e che siamo riusciti, proprio recuperando un sito che abbiamo destinato alla ristorazione, tramite, come dire, la società, la cooperativa meglio, che lo utilizza, si riesce appunto a garantire un po' di fruibilità ben fatta, con tutti i sacrifici, insomma, ai quali siamo chiamati noi comuni. Questa invece è la Fontana del Rosello, che appunto, essendo fontana, si trova in una delle vallate principali della nostra città, e è della fine del 1600 ed è al centro di un sistema vallivo che stiamo recuperando. È già recuperata nella sua individualità, ma è la zona degli orti antichi della nostra città, che quindi con l'urne fenomeno dell'urbanesimo degli anni 60-70, insomma, è stata abbandonata. Ora anche lì realizzeremo a monte e a valle di questa bellissima fontana gli orti urbani, che è anche quello un modo come, come dire, sovraintendere a questo verde cittadino che non puoi, come dire, finanziare con le ridottissime risorse economiche, scusate se torno sempre su questo punto, ma ahimè, noi lo sentiamo fortemente. E allora gli orti urbani sono anche, come dire, questa duplice funzione, quella di riuscire a recuperare certamente una certa produzione agricola in un contesto che certamente non è inquinato, non è certamente, come dire, densamente pressato dal traffico urbano, ma allo stesso tempo garantisce un presidio a tutela, insomma, di questa bellissima vallata. E poi abbiamo, ecco, questa è la vallata, insomma, il progetto che si sta cominciando a realizzare, e anche con un finanziamento molto importante da parte della Regione, quindi dei fondi comunitari del POR regionale. Una vallata molto ampia, la fontana più o meno è nella parte a sinistra dell'immagine che vedete, e abbiamo poi tutta una serie di terreni che abbiamo la fortuna e sfortuna che in parte sono proprio di proprietà del Comune, perché sono lasciti, no? Dico fortuna e sfortuna per i soliti problemi finanziari, che sono anche lasciti di famiglie, diciamo così, che in epoche meno recenti erano, diciamo così, famiglie nobiliari della nostra città. E poi abbiamo diverse realtà, diversi parchi di epoca dei primi decenni del Novecento in qua, che funzionavano, insomma, con le essenze forestali da rapido accrescimento, le pinette, quindi in quelle zone un po' spoglie, un po' a rischio anche di tipo idrogeologico, un investimento di Pinus pinea, che naturalmente aveva, diciamo così, la funzione di rapido accrescimento e quindi consolidamento di superficie. Anche qui siamo riusciti a recuperare negli anni lo spazio, sia ai fini, diciamo così, della semplice godimento, vedete qualche panchina, insomma, per qualche picnic, proprio con termine alla città, quasi ormai dentro la città, questa pinetta, e successivamente abbiamo anche in questo caso utilizzato, oltre che in termini di arredo, anche questi pini per alcune che chiamano utilizzazioni, diciamo così, quasi dell'uomo ragno, quasi delle strutture che consentono di passare da un ramo all'altro in sicurezza, naturalmente, no? Con questi parchi avventura che consentono, insomma, di una fruizione anche molto, molto, molto ben vista, insomma, dalla nostra cittadinanza. Qui altri parchi, naturalmente, questo è intitolato a Emanuela Loi, come ricorderete, insomma, la nostra cittadina sarda, insomma, perita nell'attentato al magistrato Borsellino, l'abbiamo intitolato alla Manuela Loi.
Questo è un parco che abbiamo realizzato in una zona periferica, distante dalla città circa 7-8 km, in un quartiere popoloso di circa 20.000 abitanti, e lo abbiamo appunto richiamato come Parco della Solidarietà. E questo invece è un'altra zona che sta a sud della nostra città e che anche questa è gestita in termini, come dicevo all'inizio, sempre con l'utilizzo di cooperative sociali e quindi di inserimento anche di persone con difficoltà motori e quant'altro, e che aiutano i nostri giardinieri alla manutenzione dello stesso parco. Questa è appunto la giornata dell'albero dello scorso anno, e secondo, come dire, la normativa della legge 10, e già dall'anno scorso abbiamo introdotto però un elemento innovativo che crediamo molto importante, che purtroppo la strage di Parigi rende ancora di più attuale e che rediteremo sabato mattina. Oltre a piantumare alberi per i nuovi nati, abbiamo lavorato assieme ai ragazzi dell'Erasmus che abbiamo in città, la nostra università che ha già 450 anni, e allora abbiamo impiantato anche un albero per ogni giovane Erasmus ospite della nostra città. Una cerimonia davvero molto toccante, molto bellissima, molto bella, perché insomma c'è allo stesso tempo, come dire, si lasciano le radici. Ecco, si mettono le radici nel paese che ti ospita e nella città che ti ospita per qualche periodo, tra i più belli naturalmente della tua vita, naturalmente quando sei fuori casa, e riediteremo, appunto sono state piantate lo scorso anno 70 piante, una per ciascuno dei nostri studenti universitari, e riediteremo anche sabato mattina questa iniziativa. So di ieri da parte del Ministro Galletti, insomma, l'iniziativa nazionale che vi è stata lanciata, me ne farò immediatamente, come dire, precursore o comunque imitatore, relativamente al disastro che fu determinato nella distruzione del parco archeologico di Palmira, in onore appunto del nostro archeologo musulmano che è stato ucciso proprio per difendere quel sito, e allora vorremmo sabato mattina una delle piante la intitoleremo proprio a lui in ricordo di questo grande sacrificio. Ecco, concludo, diciamo, relativamente alle altre questioni che riguardano il territorio, le aree verdi del nostro territorio. Noi abbiamo una grandissima corona olivetale, ecco qui mi sono le prese della piantumazione dell'anno scorso, abbiamo un'area molto importante che è quella del territoriale. Per quanto riguarda per esempio le rotatorie e gli interventi stradali, molte delle nostre rotatorie le abbiamo tutte impiantate con macchia mediterranea o comunque piantagioni che dessero, come dire, un'impronta evidente, insomma, alla cura del verde. Questa è una delle rotatorie in avvicinamento alla nostra città e hanno, come dire, un effetto davvero di sensibilizzazione. Dicevo della corona olivettata. Ecco, una corona olivettata che purtroppo per scelte pianificatorie urbanistiche degli anni passati ha consentito un'edificazione, questi sono il contorno, insomma il nostro comune arriva, diciamo, fino al mare, la nostra città dista da alcune località nostre che sono anche 40 km, 37 km, e questo è il lago di Baraz, l'unico lago naturale in Sardegna. Ecco, dicevo, relativamente alla corona olivettata, noi abbiamo avuto scelte pianificatorie che hanno permesso l'edificazione in lotti minimi edificatori di 2500 metri quadri. Effettivamente questo elemento è stato, come dire, un elemento a vederlo dall'alto, insomma, non sai bene se si tratta, diciamo così, di villette o quant'altro. Purtroppo sono edifici che non hanno un collegamento fognario, a tanto meno un approvvigionamento idrico. Però abbiamo visto, insomma, nella redazione del nuovo piano urbanistico una potenzialità che si è verificata. La prima è intanto quella del presidio di questi oliveti, perché è vero che c'è un edificato diffuso, ma le famiglie che risiedono tengono molto cura gli oliveti e quindi hanno anche una produzione di olivo e di olio. Dal punto di vista, diciamo così, di un impatto ambientale che certamente va recuperato e speriamo di recuperare soprattutto per i reflui, ecco, per esempio non abbiamo il fenomeno degli incendi di confine alle zone urbane. Perché? Perché questo presidio umano consente di mantenere questa fascia verde ben tenuta, ben ordinata, e quindi questo è un risvolto assolutamente positivo che vogliamo valorizzare. Poi naturalmente c'è la parte invece propriamente agricola, che è dove non ci sono più gli oliveti e così via.
Nell'insieme, ecco, se dovessimo fare una classificazione sulla quantità di metri quadri di verde urbano attrezzato per abitante, siamo nella media, siamo sui 32 metri quadri per abitante rispetto ai 30 nazionali. Però se a questo associamo anche la corona olivetata, certamente non ci batte nessuno. Grazie. Grazie Sandra. Molto interessante questa esperienza sassarese e poiché sono, penso siano abbastanza rari i sindaci agronomi, mi pare che abbiate una carta da giocare in più, state giocando una carta non comune. Ferrato, prego, direttamente. Sì. Intanto ringrazio Massimiliano Telli, invitato, questo perché lui ne è assolutamente l'anima, ma non è soltanto l'anima di questa iniziativa, ma lui mi ha invitato soprattutto per il ricordo di quando svolgevo quella professione che è l'unica più disprezzata, quella che fa Jacopo, cioè quando ero in Senato, perché da senatore, diciamo, sono stato protagonista di aver approvato la legge Atelli, perché così si chiama, nel senso che voi come sapete ormai da qualche anno il Parlamento non fa le leggi, si limita ad approvarle. Qualcuno potrebbe dire che quando ci si mette a farle poi fa dei pasticci, ne arrabbi, quindi forse è meglio così, però diciamo in quel caso davvero, diciamo qualche anno dall'approvazione, si può dire che senza il motore Atelli quella legge, come tante altre, non avrebbe visto la luce, diciamo, sarebbe rimasta nei cassetti. E io all'epoca, diciamo, mi ero impegnato quanto possibile a sostenerlo in quella campagna, soprattutto perché, diciamo, essendo stato direttore di ambiente per qualche tempo, poi più tardi parlerà anche Vittorio Cogliani, che è il presidente, ero affezionato a questa idea della festa dell'albero che Lega Ambiente aveva riportato in Italia dopo il fascismo, perché i primi a utilizzare la festa dell'albero sono stato nel ventennio. Ricordiamocelo, no? Da collegamenti stiamo pensando alle fotografie di Milano che ci ha fatto vedere all'inizio la campagna del grano, il sindaco con la zappa. Perfetto. Torna tutto. Diciamo, è immutabile. E quindi diciamo era quello il motivo. Però ora, a parte le battute e gli scherzi, io credo che questa legge di cui parliamo è una occasione che si è offerta in qualche maniera al paese, alle istituzioni, che ancora, diciamo, non è stata accolta fino in fondo. E perché dico questo? Il punto è, mi sollecitava un ragionamento a questo punto di vista l'intervento di Renato Grimaldi. Il rischio che abbiamo quando parliamo per esempio di alberi oppure di bellezza, e lo facciamo magari in una sede come questa assolutamente meravigliosa, il rischio è che noi ci diciamo qui dei dati, diciamo, indiscutibili, come quelli che ha ricordato Renato, la prima industria del mondo del turismo, noi siamo materia prima migliore, cioè facciamo tutta questa retorica però reale in cui crediamo tutti noi, e questo però in qualche maniera resta confinato, rischia di restare confinato tra coloro che parlano di bellezza, che non sono quelli importanti, che sono, perché quelli importanti poi sono altri. Allora il ragionamento è, per esempio su questo con Jacopo, so che la pensiamo diversamente sul merito delle trivellazioni, ma a me ora non preoccupa, diciamo, non voglio citare le trivellazioni come una cosa, oddio, il demonio o il tabù, però mi interesserebbe capire perché, se devi sbloccare l'Italia, pensi che per sbloccare l'Italia il punto, la leva, siano le trivellazioni. Ora, non è così, a tutti gli effetti non è così. Comunque la si pensi sul fatto, Jacopo so che pensa
che è bene andarsela a prendere un po' di petrolio e di gas se ce l'abbiamo lì. Io penso che forse sarebbe meglio tenerlo là per pensare lo possiamo utilizzarlo in tempi peggiori, ma comunque credo che pure lui sia d'accordo con me nel dire che non può essere quello il punto essenziale per il rilancio dell'Italia. Allora, lo sforzo che dovremmo fare è riuscire a ragionare sul fatto che bellezza, alberi, turismo, compensazioni ambientali, quello che abbiamo detto fino adesso, sono non un pezzo dell'economia, sono il modo in cui l'economia si deve in qualche maniera caratterizzare per poter contare nel mondo. Questo paese può contare nel mondo soltanto se, diciamo, fa di questa economia la leva principale del suo sviluppo. Io la penso così. E allora gli alberi servono sia a migliorare la qualità della vita dei cittadini nelle nostre città, evidentemente, sia a compensare eventuali infrastrutture che vanno fatte, certo. A proposito di strade, qualcuno me lo deve ancora spiegare perché abbiamo dovuto fare la Brebemi, cioè poi lì non c'è compensazione che tenga, se poi hai fatto un'infrastruttura che non viene manco utilizzata, no? Forse, diciamo, è il punto andava, come si diceva giustamente, riflettere sul se fare una cosa piuttosto che un'altra. Ma comunque, teniamo da parte questo, diciamo che tutto questo può diventare un pezzo rilevante, deve diventare il pezzo rilevante dell'economia. In particolare la questione degli alberi, su questo voleva sollecitarmi Atelli e colgo la sua sollecitazione volentieri, è può diventare, perché ancora lo è soltanto a sprazzi, soltanto alcune imprese hanno colto questa valenza, un pezzo rilevante del sistema di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica che ha la sua rilevanza economica. Come sapete, l'Unione Europea ha scelto, per controllare le emissioni di carbonica, il sistema sostanzialmente dell'emission trading, è un sistema che, come è altrettanto noto, non funziona benissimo perché sostanzialmente ci sono troppe, c'è un eccesso di offerta, e quindi significa che la tonnellata di carbonio costa troppo poco per poter essere rilevante, tant'è che c'è un movimento piuttosto diffuso tra gli ambientalisti, ma non solo, perché inizio a vedere che viene reclamata dalla stessa Confindustria per alcuni versi, di riconsiderare l'ipotesi di una carbon tax, che probabilmente sarebbe la cosa più efficace, sicuramente è anche la cosa più improbabile da approvare a livello internazionale, visto che stiamo parlando alla vigilia della COP21, certo si è che qualcosa dalla COP21 verrà fuori, e inevitabilmente questo significherà in prospettiva un aumento del prezzo della tonnellata di carbonio da assorbire, inevitabile. Come fai ad assorbirlo? Ovviamente, o a non emetterlo, diciamo, la prima cosa è non emetterlo, è la cosa che anche agli ambientalisti piace di più, non emetterlo. Poi però ci sono alcune attività che è per cui non è possibile prevedere le zero emission, e quindi devi assorbirlo. Per assorbirlo, va da sé, se va da Sandir, il modo migliore è piantare gli alberi. Sarebbe utile, non che io sia contrario alla riforestazione dell'Amazzonia, evidentemente, diciamo, sono nato ambientalista pensando a Chico Mendez e alle battaglie in Amazzonia, ma troverei assai più significativo se quelle opere di compensazione, di abbattimento e quindi di compensazione e quindi di assorbimento della CO2 venissero fatte home, no? In casa, e magari non soltanto nei parchi. Sicuramente è importante farlo nei parchi, ma anche nelle nostre aree urbane, perché no? Perché cogli una serie di piccioni con la stessa fava, non una sola, già ne cogli una serie e dai una risposta che è insieme di bellezza, di qualità della vita, ma anche economica, entri nel business vero, nel core business delle aziende, per cercare di far capire che questi temi
che discutiamo in questi bellissimi posti non sono altri da quelli che si discutono a qualche centinaio di metri, diciamo, nelle aree, nel palazzo, nei posti, diciamo, che contano. Se riusciamo a vincere questa sfida, secondo me facciamo un favore al paese, innanzitutto, a tutti quanti. E lo strumento di questa legge, io credo sia uno strumento utile da poter agire sul territorio nei prossimi mesi. Grazie. Ferrante accennava al tema del fare questi interventi proprio in prossimità delle zone interessate dalla necessità di compensazioni. Il caso dell'A14 citato prima da Cioloni era abbastanza interessante, cioè siamo già vicini. L'ideale sarebbe arrivare, non dico a fianco, no, lo dico a fianco all'autostrada, fare la piantumazione lungo l'autostrada sarebbe la cosa più interessante. Un altro aspetto, adesso lo vediamo, il microfono va spostato ancora perché diamo la parola a Gianluca Cencia. Un altro aspetto è la gestione dei rifiuti derivanti da questo tipo di attività. Grande esperto di rifiuti, Cencia, prego. E si spiega anche perché sono stato chiamato, quindi grazie a Massimiliano Atelli che mi ha invitato, e ovviamente il mio sarà un intervento un po' diverso, cerco anche di farlo breve considerando il numero dei relatori, ma soprattutto anche, se vogliamo, un po' particolare, perché in questi tre giorni si parla di tutela, crescita, valorizzazioni, reti ecologiche, vedo il professor Blasi lì in seconda fila, poi però mi dispiace, non è colpa mia, qualche ramo deve essere ogni tanto tagliato e quindi nasce un po' il tema di che cos'è, almeno in termini di classificazione, quel ramo che viene tagliato e potato, quel verde che viene manutenuto o quell'erba che viene tagliata. Mettendo nel bidoncino del verde come faccio io, va bene? Se poi possiamo dire, come ci ha ricordato Jacopo Giliberto, a Milano da tanti anni, a differenza di Roma, va bene così, mettono nel bidoncino del verde, ma anche a Roma, saluto lì l'assessore Stella Marino all'ambiente fino a pochi giorni fa, anche a Roma, grazie anche al lavoro appunto negli ultimi anni, anche buona parte di Roma oramai può mettere, come a Milano, il verde e gli spalci e l'organico all'interno degli appositi bidoncini. Detta con questa premessa, quindi il mio sarà un intervento ovviamente un po' diverso, ecco le scuse in premessa, ma è anche breve considerando appunto i relatori, però credo che alla luce anche della diciamo importanza e anche delle difficoltà che spesso poi si hanno a classificare questa tipologia di materiali / rifiuti, io credo che questo sia stato nel corso degli ultimi anni uno dei temi che ha avuto alcune delle maggiori, vogliamo, dibattiti, discussioni, anche modifiche in sede parlamentare. Adesso non voglio ricordare le mie discussioni qualche anno fa con il senatore Ferrante in Commissione Ambiente su alcune delle modifiche sulle quali appunto non sempre si aveva una uniformità di vedute, ma diciamo credo che sia utile dopo tanti anni a mente fredda e a normativa invariata oramai da qualche mese poterne tranquillamente parlare. È evidente che il tema degli spalci e delle potature, diciamo, va letto su quelli che possono essere i canali di valorizzazione o recupero come materia o recupero come energia. Su questi due aspetti la normativa, ovviamente anche alla luce di due, ripeto, filiere importanti per questo Paese, ha poi tentato di dare delle risposte. La normativa, e qui scusatemi se citerò qualche norma, ma diciamo è utile per tentare di inquadrare appunto il tema, la normativa sui rifiuti, quindi il decreto 152, la legge quadro, le norme in materia ambientale, dice che questi materiali ad alcune condizioni possono essere esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti. Questa esclusione dall'ambito di applicazione dei rifiuti è una di quelle norme appunto che, ripeto, come ricorderà il senatore, nel corso di questi ultimi 10 anni ha avuto diverse modifiche. Nella versione originaria, quindi nel 2006, non erano presenti gli spalci e le potature tra i materiali che potevano uscire dall'ambito di applicazione e come tale dovevano essere gestiti quindi all'epoca come rifiuti. Nel 2010 due norme parallele, una il cui titolo era norme in materia di energia, include casualmente questi materiali all'interno dell'esclusione dell'ambito di applicazione dei rifiuti e quindi potevano essere gestiti come prodotti.
pochi mesi dopo una norma, anche qui consigliere Atelli all'epoca aveva un ruolo un po' come tutti, diciamo, su questa materia, evidentemente riportò gli sfalci e le potature con alcune condizioni all'interno oppure all'esterno dell'ambito di applicazione. Quindi su questo, peraltro, pochi mesi fa il Ministero dell'Ambiente ha emanato una nota in risposta ad un'associazione che gli chiedeva appunto di mettere un po' in fila quali sono i criteri con i quali classificare questo materiale, e devo dire ha dato un parere che sotto alcuni punti di vista è chiaro in quanto riprende la normativa e dall'altra però introduce anche qualche elemento di novità. Le condizioni sono sostanzialmente, i percorsi sostanzialmente tre. Il primo, ripeto, l'esclusione dall'ambito di applicazione ai sensi di questo famoso articolo 185, e le condizioni sono: o provengono da un'attività agricola, sono costituiti da sostanze naturali non pericolose, oppure sono riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo con alcune condizioni e così via. Se ricorrono queste condizioni, di cui la prima credo che sia sufficientemente, diciamo così, dirimente per l'inclusione o meno, cioè provengono da un'attività agricola, possono essere esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti. Se queste condizioni non ci sono, proviamo a vedere un'altra delle condizioni. Sempre questa strana normativa sui rifiuti ha introdotto questo criterio dei cosiddetti sottoprodotti. I sottoprodotti sono delle cose, diciamo, non normativamente, con alcuni elementi, diciamo, ancora di definizione, e sono sottoprodotti, anche la parola lo chiarisce, e non sono rifiuti se anche qui vengono rispettate alcune condizioni. Leggo solamente la prima, perché quella, diciamo, sulle altre rispetto alle quattro, le condizioni devono essere soddisfatte tutte e quattro, ma la prima dice: è un sottoprodotto se questa sostanza è originata, oggetto, è originata da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo è la produzione di questa sostanza. Il Ministero dell'Ambiente, qui forse è l'unico elemento, se vogliamo, di particolare novità, è questo riferimento su questo aspetto specifico ad un altro dei famosi temi che sui rifiuti va avanti oramai da anni, che lo cito solamente così in quest'ambito, quindi non mi buttate fuori subito, è il fresato di asfalto, lo metto da parte, ma solo perché è una di quelle cose che ha avuto bisogno di sentenze, Consiglio di Stato, diverse cose, fino a dire è o non è. Il Consiglio di Stato dice non è perché ci sono alcune condizioni. Il Ministero dell'Ambiente dice: guarda, per analogia, evidentemente alcune di queste condizioni le possiamo ritrovare anche nell'ambito della manutenzione del verde, e come tale. Su questo c'è, anche qui si apre una discussione, scusatemi se non sono, come dire, dirimente sulla classificazione, ma vedo anche esperti in sala che come dire, annuiscono, quindi mi fanno capire che non sto proprio dicendo cose completamente inesatte. Uno degli elementi è capire se il processo di manutenzione del verde sia o meno un processo di produzione. Su questo, peraltro, si è espresso anche il Comitato del Verde Pubblico, un parere che ad aprile, facendo rientrare l'attività di manutenzione del verde all'interno delle attività dei servizi pubblici locali e come tale quindi introducendo un elemento, a mio avviso, di particolare importanza rispetto alla classificazione. Questo io credo che sia uno dei punti che nei prossimi mesi probabilmente dovrà essere ulteriormente approfondito per dare anche una parola di certezza ai sindaci in primo luogo, ma a tutti gli operatori di questo settore. Terza e ultima fattispecie, e poi ridò la parola ai relatori successivi, è che evidentemente se non ricorrono nessuna delle due condizioni precedenti, questi vanno classificati come rifiuti. E qui, permettetemi di dire, se vengono classificati come rifiuti non gli viene preclusa una delle due strade precedenti. È chiaro che se vengono classificati come rifiuti, la strada è quella di un rifiuto e come tale va gestito secondo quelle che sono le normative sui rifiuti, formulario, iscrizione, autorizzazione e così via. Quindi il tema sulla classificazione, che è diventato un tema di dibattito nazionale, evidentemente deve partire da un presupposto che è quello che nessuna delle strade viene preclusa qualora venga classificato come rifiuto. Ci possono essere quelle condizioni che ne consentono le esclusioni, ma evidentemente su uno dei punti, quello del sottoprodotto, a mio avviso un approfondimento ulteriore potrebbe essere fatto, e credo che questo nei prossimi anni, anche ripeto, per dare certezza. Posso dire una cosa su questo? Io avevo detto che cinque anni fa si discuteva di questi temi con due giacche differenti, però vedo che... No, però voglio dire una cosa, diciamo, appunto, sono passati cinque anni e uno deve tenere conto anche delle innovazioni che esistono. Mentre all'epoca la discussione era facciamo in modo, evitiamo che vadano a finire in discarica
e magari permettiamo più facilmente di bruciarli per recuperare energia. Oggi il destino di questa roba è l'impianto per fare biogas, biometano, inevitabilmente, cioè quella è la cosa scontata, il verde urbano là deve finire, perché no? Sì, nel senso all'epoca, adesso anche per contestualizzare la discussione, altrimenti sembriamo pazzi tutti e due di fronte a un uditorio che ovviamente non l'ha vissuta, io 5 anni fa, fino a pochi mesi fa, ero direttore della federazione Federambiente, che era la federazione delle imprese nel settore ambientale, che aveva al suo interno diverse anime, quindi dal recupero di materia al recupero di energia, quindi non c'era una posizione, se vogliamo, su quello di difesa di una filiera. È chiaro che c'è una componente di innovazione economica dietro, dall'altra parte diciamo, la normativa ad oggi non preclude nessuna di queste possibilità, con alcune condizioni che vengono ovviamente indicate. Se preferiamo l'una, e secondo me c'è spazio per tutti, se proprio dobbiamo dirla in questi termini, se preferiamo normativamente una strada, evidentemente sappiamo che poi l'altra strada necessita di un po' di quel materiale, evidentemente, per poter raggiungere quegli obiettivi che comunque gli vengono indicati. Quindi non c'è da preferire una piuttosto che un'altra rispetto ad una maturità o meno del sistema tecnologico di trattamento, ma c'è evidentemente come primo obiettivo non mandare queste cose in discarica, e lo diceva anche il senatore Ferrante. Dall'altra parte però dare anche un po' di certezza a tutti gli operatori, a cominciare dalle amministrazioni, per tutti coloro che poi intervengono nella fase di recupero e nella fase di valorizzazione, e credo che il parere del Ministero dell'Ambiente, ma anche qualche approfondimento successivo su quella che è la contestualizzazione del processo di produzione, possa essere utile in questa fase. Grazie. Grazie Cencia, mentre Campiotti va a raggiungere la postazione a fianco al computer, due considerazioni a margine. Primo, temevo che l'intervento di Cencia sui rifiuti sarebbe stato un terrificante intervento esoterico su... invece è riuscito a rendere... Avendo risubiti tanti interventi di questo tipo, che ha fatto di agli altri... E la seconda osservazione è che ci ha chiarito che lui chiede un po' di certezza, e sono anni che si continua a non avere certezza. Un po' ci si avvicinerà, ci sarà qualche altro motivo più avanti di nuove incertezze, qualcuno aggiungerà dei pezzi o toglierà degli elementi di legge e così via, per complicare un po' la vita, non abbastanza semplice. Efficienza energetica, Enea Campionte. Buongiorno e grazie grazie per l'invito, anche se insomma, io qui adesso rappresento Enea, ma nel senso che il nostro direttore non è potuto essere presente. Comunque va bene lo stesso. Il mio intervento io lo vorrei suddividere in due brevissimi speech. Un primo, qualche considerazione, perché ho sentito tutti gli interventi, credo di essere ormai l'ultimo relatore. Il secondo, alcune diapositive molto semplici, che semplicemente illustrano che cosa noi facciamo, perché l'ente, quando si parla di Enea normalmente uno pensa a qualche cosa che abbia a che fare con l'energia, insomma, ma l'Enea tra le altre cose non fa soltanto energia, ma fa un sacco di altre cose, tant'è vero che siamo, e l'ho segnato proprio perché è molto lungo quello che noi facciamo, è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e le Energie e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Quindi siamo perfettamente, diciamo, in tema. Il verde pubblico fa parte di questo, anche se noi lo affrontiamo rispetto a quello che è, diciamo, la ricerca sul verde pubblico. Da queste presentazioni che ho sentito mi è venuta spontanea una riflessione. La riflessione è questa, è anche molto semplice, ma penso che sia venuta a molti di voi. Il fatto che la mia generazione è vissuta in un momento in cui tutto quello che stiamo cercando di realizzare praticamente esisteva. Cioè, sostanzialmente noi siamo vissuti in questo contesto di verde, in questo contesto di rispetto per gli alberi, in questo contesto di natura. Poi, a un certo momento, queste cose sono finite. Il perché sono finite? Ognuno di noi si può dare una sua risposta, però indubbiamente, ora magari non saranno finite, ma certamente c'è stato un momento di pausa, per cui oggi siamo tutti qui che ricerchiamo nuovamente di rimettere in moto una macchina che si è inceppata. È come se a un certo momento si assiste a una sorta di rinascimento verde,
Ecco, io lo definirei esattamente in questa maniera. Per cui ci stiamo dando tutti da fare per riportare l'attenzione su quelle che possono essere delle semplici tecnologie verdi per stare meglio, per vivere meglio. Ora, indubbiamente, questo vivere meglio attraverso il verde, se rimane soltanto nell'ambito della, diciamo, dei rispettivi comparti dove operiamo, io opero nella ricerca, altri operano nelle amministrazioni, e chiaramente ognuno di noi andrà avanti per la sua strada. Probabilmente la cosa migliore da fare, anzi ne sono certo, è quello di riuscire a fare incontrare queste strade, perché altrimenti come ricercatori noi andiamo avanti di 100 anni rispetto a quelle che poi sono le reali possibilità delle amministrazioni di fare, di riportare la considerazione sul verde, e così facendo chiaramente non riusciremo mai a concretizzare qualche cosa. Di cosa io mi occupo? Tra le varie cose, innanzitutto il mio dipartimento fa efficienza energetica. Ecco, noi siamo l'agenzia per l'efficienza energetica. Nell'efficienza energetica c'è anche questo aspetto del verde, e c'è rispetto a quelle che sono le pareti verdi, quelle che sono i tetti verdi, di cui l'ingegner Boldini conosce bene, perché è stato uno, diciamo, di quelli che ha contribuito appunto a tirar fuori finalmente una legge che in qualche maniera prendesse in considerazione tetti verdi. E stiamo cercando di realizzare delle situazioni sperimentali per dimostrare che effettivamente il verde, in termini di pareti o in termini di tetti verdi, contribuisce a diminuire tutto ciò che ha a che fare con un miglioramento del nostro ambiente, quindi diminuire le emissioni, diminuire le spese di climatizzazione, soprattutto estiva, ma anche quelle invernali. Quindi per fare questo, indubbiamente cosa facciamo? Utilizziamo gli strumenti della ricerca. Gli strumenti della ricerca sono quelli di fare delle sperimentazioni, vedere, fare delle analisi, dopodiché andiamo a vedere i risultati. Questi risultati poi normalmente noi li presentiamo o li rendiamo pubblici attraverso oramai la rete, per cui non è neanche difficile reperirli. E qui andiamo appunto alla seconda parte del mio intervento. Allora, io ho portato 8 diapositive, 8, semplicemente per dire quello che noi facciamo. Non mi sono chiaramente dilungato sui dati, su queste cose qui, ma insomma sono tutti report scientifici che sono, diciamo, disponibili, non c'è nessun tipo di problema. Come l'abbiamo realizzato questo tipo di lavoro e come lo stiamo realizzando? Lo stiamo realizzando utilizzando le norme, gli strumenti, i finanziamenti che ci vengono messi a disposizione. In questo caso è un programma di ricerca di sistema, ecco qui vedete un po' quello che, di che cosa parliamo, è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e noi abbiamo uno di questi progetti che si interessa di edifici, attenzione, di edifici. Ecco perché il discorso del verde per gli edifici, quindi il verde non è soltanto per le strade, ma può essere utilizzato benissimo anche per gli edifici, anche per rendere più gradevole delle concentrazioni di edifici, anche per rendere più sostenibile quella che è la nostra vita di città. Può essere utilizzato per tantissime cose, e noi stiamo cercando di verificare questo. Uno di questi, il progetto che noi abbiamo è un progetto che mette insieme diverse università, l'Università di Pisa, l'Università di Bari, poi ci sono delle nostre competenze all'interno, c'è un nostro gruppo che lavora esclusivamente su questo. Non vi elenco tutti i benefici perché altri relatori li hanno già fatti, quindi sappiamo oramai tutti quali sono i benefici di un albero, di una foglia. In fondo gli alberi sono quelli che ci danno l'ossigeno e sono quelli che ci consumano la CO2. Quindi il perché mettiamo gli alberi, è bene dirlo, li mettiamo perché consumano la CO2. Non è che li mettiamo soltanto perché sono belli, sono gradevoli e perché rendono tutto l'ambiente anche, più sostenibile, rendono l'ambiente più confortevole, perché poi gli alberi con la traspirazione rendono il clima migliore, eccetera, eccetera. Soprattutto consumano la CO2. Questo è il discorso, è molto semplice. Cioè, qui siamo agli albori della nostra civiltà, chiamiamola civiltà, insomma, da sempre. Tutto il progetto è basato, da un lato facciamo una sperimentazione cercando di andare a vedere se veramente questi effetti che abbiamo detto, ossia riduzione della CO2, riduzione delle spese per la climatizzazione,
sono in linea anche con gli aspetti di una che hanno a che fare con gli stessi impatti che lo stesso verde potrebbe causare. Quindi di questo si sta interessando l'Università di Pisa. Un secondo, quello che è venuto fuori finora, vi elenco semplicemente quello che è venuto fuori, non tutto il resto, è quello che leggete qui. Insomma, sostanzialmente si tratta di fare qualche altra cosa in più per dimostrare che effettivamente questi impatti non sono poi impatti così elevati, ma sono delle cose sostenibili che si possono tranquillamente fare. Insomma, ecco, sostanzialmente non ci sono impatti nel mettere il verde, nell'aumentare il verde. Poi abbiamo una sperimentazione che fa riferimento agli edifici, perché parliamo del verde per gli edifici. Abbiamo fatto un paio di piccoli sistemi, sono delle piccole costruzioni sostanzialmente. Le abbiamo monitorate adeguatamente per quanto riguarda la sensoristica per le temperature, l'umidità, la radiazione esterna, e su questo abbiamo fatto una serie di prove, e effettivamente queste prove ci dicono che se noi utilizziamo le coltri vegetali per ai fini degli edifici, per renderli dal punto di vista climatico migliori, per diminuire le spese estive per quanto riguarda la parte di raffrescamento in inverno, nei periodi freddi, perché ormai parlare di stagioni è un po' insomma pleonastico, in inverno, per mantenere la temperatura, effettivamente funzionano. Quindi ci sono dei miglioramenti che hanno a che fare con una riduzione delle temperature tra 3 e 5 e 5 gradi centigradi nei periodi caldi, sostanzialmente, così come è vero che si mantiene una temperatura migliore per quanto riguarda i periodi più freddi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al monitoraggio di dati che abbiamo fatto all'interno degli edifici e all'esterno degli edifici, chiaramente sugli elementi costruttivi. Che cosa stiamo facendo noi? Probabilmente riusciremo quest'anno finalmente a fare li definisco prototipi, ma di fatto, siccome si parla molto di pareti, di questo e di quello e del verde, ma una standardizzazione vera di come deve essere fatta una parete verde in termini di piante e in termini di elementi costruttivi, sostanzialmente non è ancora ben definita. Questo è quello che noi vogliamo fare, perché prendere e crescere delle piante, e i vari agronomi botanici che sono qui all'interno sanno benissimo, possono anche portare a degli aspetti negativi, perché magari riusciamo anche a far sviluppare qualche parassita che ora non esiste, ma nel momento che noi andiamo a mettere delle essenze vegetali che probabilmente provengono da un'altra regione, da un altro paese, tra l'altro spesso questo avviene, e magari accendiamo un focolaio di infezione che prima era inesistente. Quindi questo va sicuramente visto. Alla stessa maniera ci stiamo occupando di scegliere quali sono le essenze migliori. Di questo si interessa la mia collega, la dottoressa Di Bonito, che fa parte di questo gruppo di lavoro dentro l'Enea, per verificare anche gli stessi colori di queste essenze vegetali. Perché a un certo momento, se dobbiamo rendere gradevole anche il verde urbano, non dobbiamo soltanto pensare al verde, per rendere gradevole un edificio, per rendere gradevole delle situazioni costruttive, probabilmente, anzi sicuramente, è anche bene scegliere i colori giusti delle piante. Questo è un altro aspetto che rende più gradevole il tutto, è un altro aspetto del comfort, perché il comfort non deve essere soltanto all'interno delle case, il comfort dovrebbe essere anche all'esterno delle case. Quindi a un certo momento occupiamoci sicuramente di rendere gli edifici meno impattanti, più confortevoli, ma anche l'esterno deve essere meno impattante e più confortevole. Ora, ho riportato delle piccole cose che oramai si possono trovare da qualsiasi parte, ma insomma è quello che poi è stato già detto da altri relatori. L'ultimo aspetto che volevo dire, che si ricollega alla prima parte, che era quella di mettere insieme quelle che possono essere le conoscenze di chi fa ricerca, di chi si occupa di trasferire anche tecnologie sostenibili, tecnologie green, come volete, e di chi invece sta dall'altra parte, che fa le norme,
che vigila sulle norme e che spesso siamo lì e li dobbiamo, insomma, no? Siamo lì che spingiamo continuamente, guardi che questa cosa è fondamentale, senza di questa non si va avanti. Il relatore precedente ha fatto presente un discorso basato appunto su questa storia dei rifiuti, eccetera, eccetera, è verissimo, questo è verissimo, accadono queste situazioni. Allora, per questo, diciamo, quei pochi strumenti che oggi abbiamo ci potrebbero già da adesso consentire di dare un minimo di slancio a questo fare verde, ma in termini un po' più concreti, non soltanto come esempi di un edificio dove si mette un orto, dove si mette una parete, dove si mette un qualche cosa, grande architetto che hanno dei costi spaventosi, si potrebbero fare anche delle cose utili utilizzando per esempio una serie di, diciamo, qui io riporto quattro leggi che sono disponibili, sono utilizzabili, ma per fare questo, e qui ci vuole, qui andiamo sull'aspetto, no? Sul piano delle norme, cioè qui andiamo sull'aspetto, diciamo, politico della situazione, cioè in qualche maniera bisogna dare uno stimolo. Per esempio, il fatto di utilizzare, lo metto come esempio, non è un qualche cosa già di attuabile, però il fatto di utilizzare delle coltri verdi, nel momento che riusciamo a dimostrare che la coltre verde effettivamente comporta una diminuzione di energia, perché non pensare anche ad arrivare a dei certificati bianchi su chi le utilizza, perché in questa maniera risparmia dell'energia fossile? Oppure il bonus. Oppure, eccetera, eccetera. Cioè, questo sono piccole cose che però potrebbero dare slancio a questo nostro rinascimento verde. Grazie. La cosa molto interessante, adesso lascio alla conduzione di Emilio Conti e una parte molto densa di interventi, osservazione a margine, molto interessante che non soltanto ci sono ormai da molti, molti anni, da sempre si fanno esperienze pratiche di inserimento del verde nell'edilizia, l'architettura verde è una cosa consolidata, che è una scuola interessante, ma il fatto che ci sia qualcuno che la misura, ne misura gli effetti e ne misura non solamente sull'esperienza diretta, ma anche con i numeri e le cifre, in modo da poi poter andare a chiedere il bonus efficienza energetica con una misura in mano e poter conseguire lo sconto fiscale. Grazie signori, il dibattito continua.